Sono partito alle 6:15 stamattina da Estoul, che è una frazione di Brusson, e la direzione è il Cornovitello, che avevo provato a fare a inizio stagione, fine giugno, così. Solo che a un passo dalla cima non sono riuscito, poi mi sono dovuto fermare perché c'era un sacco di neve dura, ghiaccio, e ho provato in tutti i modi, ma... Adesso qua c'è la direzione, sì, qua di qua. Ho provato in tutti i modi, ma zero, niente. Neve troppo dura, non avevo l'attrezzatura. E proprio tipo 10 metri dalla vetta, proprio sotto così, c'era sto scivolone di ghiaccio. Mi sono dovuto fermare, rinunciare e tornare indietro. Ero partito però quella volta lì da Gressonei. Sentiero lunghissimo, poco tracciato, così. Però bello, proprio bello di là. Invece stavolta la faccio da quest'altra parte, che già in parte conosco perché ero salito sul Bussola l'anno scorso. E poi l'ultimo tratto invece è in comune, quindi poi mi ritroverò dove ero prima. Tempo abbastanza bello, però poi danno metà pomeriggio nuvoloso. Comunque per ora è bello. Freschino, ma tollerabilissimo. Poi quando uscirà il sole farà caldo, si può. Vabbè, vediamo dopo cosa succede. Sono le 7:25 di mattina, ovviamente, e sono arrivato al rifugio ARP, simpatico rifugio ARP, che è questo qua, in pietra, sembra tutto tranquillo qua. Questo bel impianto fotovoltaico, così. Ora credo che dovrei prendere un sentiero e va su a quei colli là in alto, poi da là si scollina dall'altra parte. E da lì poi si dovrebbe cominciare a vedere il Cornovitello. Mentre invece si vede bene il Cornobussola da qua, che avevo fatto l'anno scorso, che è quello là. Là dove c'è il sole, quel crestino là in alto, diciamo quello in centro, è il Cornobussola. Vabbè, adesso qua cerco il sentiero e vado su. Dunque qua siamo nei pressi del Colle Valfredda e si vede bene il Cornovitello, situazione diversissima da inizio stagione. Dunque infatti io, allora dal Colle Valfredda non ci si transita adesso, però quando ero stato 2 mesi fa ero arrivato da di là e giù di là c'è Val Tournache. Ero arrivato lì, ho fatto mezza costa lì ed ero arrivato proprio qua. Io sono salito da su di qua, là si vedono i laghi. Là, proprio in fondo, rifugio ARP, quello là più alto è il Cornobussola, là si vede il Gran Comben, Becca di Lusinella in fondo, il Gran Tournelin là, e il Cornovitello è quello lì, che adesso è completamente sgombro di neve, invece 2 anni fa, cioè 2 mesi fa era completamente pieno, neve durissima. Io ho provato a salire su quello sperone roccioso destra, ero arrivato in cima lì, e poi non si riusciva a scendere di là, era pericoloso, insomma, anzi, mi ero un po' cagato sotto. E allora poi da lì sono riuscito ad avanzare un pelino fin quasi sotto, poi sono dovuto riscendere e poi sono ritornato indietro. Adesso invece è tutto sgombro, quindi si fa questa cresta su quella pietraia, si arriva fin là, poi si taglia tutto sotto la cima e poi si va su dritti. Il tempo è ancora bello, là c'è il Monnery, le Dame di Chalan, là si vede bene la Tersiva, Montglacier, la Rosa di Banchi, insomma sì, un po' di roba. È ancora presto, sono le 8 del mattino, quindi c'è poca luce, il sole sta uscendo adesso, fa un po' freddo, però camminando mi scaldo. Adesso niente, quest'ultimo pezzo qua e poi siamo arrivati. Dove ci sono? Opla! Le 8:40 e niente, sono arrivato in vetta, ci ho messo circa 2 ore e mezza più o meno, quindi insomma è andato abbastanza spedito. Ed eccoci qua in vetta al Cornovitello, sono 3057 se non ricordo male, non sono sicurissimo, poi vado a vedere. E niente, il tempo
tempo ancora abbastanza buono. Sì, è presto, ma danno addirittura pioggia nel pomeriggio, dovrebbe diventare brutto. Adesso vediamo un po' cosa si vede da qua. Si vede bene tutto il Monte Rosa. Eccolo lì, Monte Rosa, Monte Rosa. Là c'è il Cervino, Tenderance. Là vicino Rosette Grand Tournalen. Là il Grand Combin, Grand Combin. È un po' fosco adesso il tempo. Quello lì in primo piano, Corno Bussola. Di lì tutta la cresta, la via di salita. Di là poi c'è Busson. Là il Gran Paradiso, l'Emilius, che da questa angolazione è bello aguzzo. La Grivola si intravede, la Tersiva. Poi tutte le vette di Dondena, Avi, Cruvi, Monglaserte, là Rosa dei Banchi, beh, Costazza, Torre Ponton, tutta quella gentaccia lì di montagne, molto belle. Quelle lì sono le Dame di Chalan, Blecca Blu e Blecca Turché, il Monnery. Quello là è il Mont Mars, anche lui fatto inizio stagione. E poi boh, qua adesso mi sfuggono un po', credo che siano delle cime della Valsesia. Quello là, beh, quello là è il Corno Bianco, bello anche lui. Quello là, boh, forse è il Tagliaferro, ma non ci giurerei. E questa qui in primo piano, ecco che non l'ho detta prima, è la Testa Grigia. Si vede bene la cima, c'è una campana e si vede anche il bivacco, la Teltin, che la riflette il sole, bello anche lui, avevo dormito l'anno scorso a fine giugno. E poi insomma qui ci deve essere un bello strapiombazzo di quelli da paura. Vediamo. Mamma mia, sì. E invece di qua è un po' più tranquilla. Va bene, Corno Vitello fallito a fine giugno, primi di luglio, per troppa neve e mancanza di attrezzature. Ho chiuso la partita oggi con questa montagna. Adesso una breve sosta e poi torno giù. Per l'ora di pranzo dovrà essere già al parcheggio. In mattinata me la sono fatta. Va bene, fa freschino, ma adesso che è uscito il sole, bello tiepido. Boh, adesso mi scanno un bel panino con miele, marmellata, biscotti, ho una pera, insomma una bella merendina energetica. Si scende. Ciao. Ora scendiamo rapidamente ste pietraie sotto la vetta e poi raggiungiamo quel cristallo là che adesso un po' si vede, cioè in sostanza la cresta lì. Si percorre tutta quella cresta lì e poi si scende nel vallone là dietro. Questa è la via di discesa. La vetta è dietro quel muraglione lì. Quindi scendiamo. Adesso tagliamo in diagonale la pietraia lì. Poi siamo su per la cresta là. Da là c'è un bel panorama su Monte Rosa. Magari lo riprendo. Qui siamo sulla mena cresta. Si vedeva prima e niente, sono terminata, cioè dove c'è quell'omettone si scollina giù dall'altra parte e si scende giù a valle. Là c'è il Corno Bussola, là si vede Monte Rosa in mezzo a Testa Grigia e là c'è il Corno Vitello. Adesso sono sceso tutto giù dalla pietraia lì e adesso ho fatto tutta questa cresta e niente, si va su di qua, sul cristino qui, e poi si scollina giù di là. La prima volta avevo fatto tutto quel vallone là, tutto là sotto e giù di là,
e poi ci piace verso lei. Strada molto più lunga, sicuramente più difficile, in alcuni tratti 0,6. Imboscata dietro le fratte, vabbè, e qui un bel po' di mucche. Qua ormai c'è lo stradone, ormai sono quasi arrivato. Là si vede la punta Tersiva, il rifugio Arp, e là su quel promontorio là non so se si vedono le bandierine che sventolano, è proprio lì dietro. E niente, ho fatto tutta questa montagna qua in discesa, poi questa è la strada che usano per andare su con le jeep al rifugio. Le mucche. Là c'è l'imboscata, lì ci sono le altre che scampanellano. Adesso tra poco vado a svilare, sono le 11 del mattino, già salito, sono già così arrivato giù. Questa veramente velocemente. Tempo è bello, ma sta venendo nuvolo come previsto. Probabilmente nel pomeriggio ci saranno anche temporali, per quello che ho voluto fare anche veloce. Infatti tira un vento forte, infatti si sta rannuvolando parecchio. Vabbè, io infatti ormai sono in diretta d'arrivo. Saluti.